Bentornati ad un nuovo appuntamento con Parola Vivificante. Buona visione. Gloria a Dio, siamo di nuovo insieme per rimanere ancorati ancora alla parola del Signore. Stavo considerando, e non so se è solo una mia considerazione, ma intorno a noi c'è voglia di felicità, voglia di serenità. Tutti quanti sperano, desiderano un po' di serenità, un po' di gioia, un po' di felicità. E si cerca tante volte in direzioni varie per poter soddisfare quello che è la necessità del cuore, il senso di appagamento che c'è in tante persone. Noi ringraziamo Dio perché abbiamo trovato la nostra gioia nel Signore. E le prossime meditazioni parleranno proprio di questa gioia che abbiamo trovato nel Signore, della felicità che abbiamo trovato nel Signore. Stavo considerando proprio un testo della parola di Dio che ci farà compagnia in queste meditazioni che verranno da qui a qualche altra settimana, e vedremo come il Signore è capace, desideroso di soddisfarci pienamente e allo stesso tempo ci indica la via per la felicità, la via per la gioia. E considerando appunto questo tema, oggi ci accosteremo alla Scrittura, alla parola di Dio, e inizieremo a riflettere sul comportamento che rende felice. E allora andiamo al Salmo primo e leggiamo i primi tre versi. Naturalmente poi mediteremo brevemente nella una parte del primo verso. Sta scritto in questa parte della Scrittura, dal verso 1 al verso 3: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Gloria al nome del Signore. La parola di Dio è straordinaria. E vediamo qui attraverso la Scrittura che il Signore desidera per noi delle cose buone, delle cose buone. Oggi vedremo che è felice chi non segue le idee e il consiglio degli empi. Potremmo dire che c'è, appunto, come dicevo prima, gran voglia di felicità intorno a noi, nel mondo, nelle persone, ed è bene cercare nella giusta direzione, perché si potrebbero fare degli incontri che invece di rendere felici rendono infelici. Il Salmo primo propone la via di Dio per la felicità, la ricetta divina per essere veramente felice. Ed è importante notare come inizia questo Salmo. Infatti le prime due parole sono: beato l'uomo. Beato l'uomo. Questa espressione indica vera felicità. Nel Salmo primo troviamo gli ingredienti per la vera felicità. Oggi appunto considereremo il comportamento, o un aspetto del comportamento che rende veramente felice. Ed è interessante notare che per prima viene indicato cosa non bisogna fare per essere felici. Il fare naturalmente è legato al comportamento. Se vuoi essere una persona felice, ci sono alcune cose che non bisogna fare, e oggi vedremo che è felice chi non segue le idee o i consigli degli empi. Infatti sta scritto: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Quindi io credo che sia importante definire il termine empio. Il termine empio. Empio è colui che non ha posto per Dio nella propria vita. Empio è colui che pone se stesso al centro dell'universo e vive per la propria autosoddisfazione. Ecco, una tale persona che ha questo modo di vivere, questo stile di vita, si può definire un empio. La Bibbia lo definisce un empio. La persona empia vive una perenne agitazione perché ricerca qualcosa che possa soddisfarla senza mai riuscire a trovarla. E allora è importante che noi ci facciamo anche qualche domanda. Io voglio farti
qualche domanda. La mia domanda è: dove prendi consiglio? Chi ascolti? A chi permetti di alimentare le tue opinioni? Come modelli i tuoi valori, la tua moralità? A chi ti ispiri nel fare le tue scelte? Se ascolti gli empi, certamente ti scoraggeranno e ti indicheranno la via delle larghe vedute. Se ascolti gli empi, ti incoraggeranno a non porti dei limiti, a fare ciò che ti piace, a inseguire i tuoi desideri carnali, i desideri del tuo ego. Questo è il modus operandi, permettetemi, pensanti degli empi. Purtroppo questo modo di operare e pensare puoi anche riscontrarlo in alcuni che si definiscono cristiani, ma se questo è il loro modo di procedere, il loro modo di vivere la vita, cioè non considerando Dio, cercando di soddisfare le proprie voglie, anche se il loro termine è quello di definirsi dei cristiani, sono soltanto degli empi che stanno frequentando soltanto una chiesa, perché un cristiano si comporta come un cristiano e non come un empio. Quindi vogliamo andare veramente alla persona a cui fare riferimento, e la persona a cui fare riferimento per quanto ci riguarda è Gesù. Gesù è e rimane il nostro perfetto esempio. Gloria al nome del Signore. Egli ci insegna che ogni azione, ogni pensiero deve ispirarsi all'adempimento della volontà di Dio. Egli stesso ci dà questa indicazione, ci insegna con l'esempio, col suo esempio, la strada. Infatti Gesù dice: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Ancora egli dice: perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi se Cristo ha scelto, se il nostro Signore, il nostro Maestro ha scelto di adeguarsi alle idee, alla volontà del Padre, anche noi ne abbiamo bisogno se vogliamo veramente essere felici e godere della paterna benedizione del nostro Dio onnipotente. Quindi è felice chi veramente si affida al Signore, chi fa della volontà di Dio il suo cibo, come Gesù stesso ci insegna a fare. Certamente, caro amico, caro fratello, cara sorella, voglio dirti che un infelice non può dirti come essere felice, un perdente non può insegnarti a vincere, un immorale non può dirti come far funzionare il tuo matrimonio, un peccatore non può dirti come andare in cielo. È importante che noi ci riferiamo e ci rivolgiamo a chi può darci delle buone e giuste indicazioni per poter essere felici, ma anche per poter preservare la nostra felicità. Quindi è importante fare attenzione ai consigli che riceviamo, alle fonti alle quali attingiamo. Il Signore ci deve dare saggezza per prendere il meglio che ci viene offerto, e il meglio che ci viene offerto è coerente con la parola di Dio e con il pensiero di Dio. Quindi è importante che ci si chieda, e io ti chiedo: a chi chiedi consiglio? A chi ti rivolgi per avere dei consigli? Certamente il diavolo metterà sulla tua strada, sul tuo cammino, delle persone sbagliate, mentre voglio dirti che Dio ti indicherà delle persone giuste, anzi ti indicherà la via giusta, e tu dovrai scegliere chi seguire e a chi andare. Quindi nessuno fraintenda. Il salmista non sta dicendo qui nel nostro salmo che le persone per essere felici si devono isolare dagli altri. Non sta dicendo che devono diventare degli eremiti o che devono evitare il contatto con i non credenti per essere salvati, oppure altre cose simili. La parola di Dio sta dicendo che dobbiamo essere diversi dai peccatori, che dobbiamo avere una mentalità diversa da coloro che sono lontani da Dio, che dobbiamo avere delle azioni che non devono coincidere con le azioni di peccato, che richiamano al peccato. La parola di Dio ci
ci invita a comportarci in modo differenti da coloro che vivono fuori dalla grazia di Dio. Ci dice che il vero credente deve essere migliore. In altre parole, dobbiamo vivere nel mondo senza appartenervi. Quindi felici saranno quei credenti che hanno imparato a proteggersi da alcune pratiche e persino da certe persone che ci vorrebbero allontanare dalle vie del Signore. Io credo che noi vogliamo essere felici, e allora il consiglio oggi della parola di Dio è che è felice l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Questo ci dice il Signore, ma noi dobbiamo scegliere di seguire le indicazioni che Egli ci dà, e saremo felici. Dio vi benedica. Grazie per averci seguito. Se non l'hai già fatto, iscriviti ai nostri canali social e condividi questo video con i tuoi amici. Ti aspettiamo alla prossima puntata.